pagamento di 8 mensilità arretrate per i lavoratori, per gli 80 lavoratori della clinica Guidi di Capezzano di Pellezzano. Dopo quasi 3 mesi di occupazione della struttura, dunque da parte dei dipendenti che in ogni caso avevano assicurato il servizio ai degenti, si sblocca la vertenza. La proprietà infatti è riuscita ad ottenere i crediti che vantava dall'ASL, circa 1.050.000 euro, dopo un concordato con Equitalia sollecitato anche da un'istanza di fallimento fatta dai lavoratori che vantavano il pagamento di 13 mensilità arretrate. Nei prossimi giorni sarà convocata dai lavoratori una conferenza stampa nella quale, oltre alle modalità con cui è stata risolta la vertenza, si illustreranno i programmi che si intendono mettere in atto per rilanciare le attività della clinica. A seguire dall'inizio la vicenda Antonio Desio, sindacalista della CISL, presente stamani insieme agli altri lavoratori all'interno della struttura. C'è un'intervista. Il 27 sarebbero stati 3 mesi di occupazione, 14 mesi senza lo stipendio. Oggi finalmente alle 12.30 si potrà festeggiare, in parte perché ne arriveranno 8 di mensilità arretrate. 8 mensilità arretrate con un assegno circolare fatti dalla proprietà, 4 mesi di dilazione stabiliti con un conciliatore che verrà tra poco a sottoscrivere la documentazione, con le ultime 2 mensilità con le rette dell'ASL che verranno erogate, penso, entro l'inizio di settembre. Una battaglia lunga, come l'avete vinta? In parte. La battaglia lunga ed estenuante, in parte l'abbiamo vinta solo con la forza dei dipendenti. Le istituzioni, come già ben sapete, sono state non assenti ma poco decisive in questo frangente, con la speranza che questa struttura con il tempo diventa di nuovo l'occhiello della provincia di Salerno, diventa di nuovo a essere quello che era nel passato, anzi non è che ci speriamo ma lo riproponiamo con forza con tutti i dipendenti, abbiamo dimostrato di essere una forza lavoro indispensabile per questo territorio. Una battaglia lunghissima, talmente lunga che qualcuno ancora non ci credeva stamattina che avrebbe incassato. Davvero, davvero, perché tante volte è successo il contrario, con sottoscrizioni, con proclami, con tanto buona speranza, però tutte le volte decadeva automaticamente. Questa volta però è reale e siamo convinti di portare la barca in porto.